Adesso ci troviamo nella palazzina degli uffici, dalla quale si accede anche alla palestra. Sì. Sempre vetrate, con grandi sguardi sul parco. Questa è un po' la caratteristica anche dello Sterlino come spazio particolarmente interessante. Anche qua altri cortiletti. Sì, c'è un tempo rapporto con l'esterno, quindi in ogni momento, sia quando si passa dagli spogliatoi agli impianti, sia quando si è negli impianti stessi, si ha un continuo riferimento con l'esterno, che appunto sono spazi verdi. Cioè. Questi per esempio sono i fissi che sono stati cambiati e poi dopo magari si è rotta una manopola nera, una maniglia, ecco, ha preso un'altra, non c'entra niente, e anche gli stessi fissi non sono più originali. Sì, esatto, e non sono neanche molto più funzionali. Questo sono fissi in alluminio che sono molto più deboli di quelli originali che erano in acciaio. In acciaio, questi sono tanti interventi che sono stati fatti in questi ultimi anni. E poi si entra in questa palestra bellissima. La porta è piccola, ma la palestra è immensa. La palestra è immensa. È immensa, è gigantesca e subito si notano alcune particolarità. Intanto queste quattro travi gigantesche. Travi con Firendel si chiamano. Sì, esatto. Ideò. E poi con questo soffitto, con queste linee e anche le luci urinari che però sono state cambiate. Sostituite da queste appese alle travi. Queste pareti che sono non, mi diceva lei, non sono portanti, ma sono tipo... Sì, questa è una caratteristica di tutto il centro, cioè tutti gli edifici sono con struttura metallica, strutture verticali, sia quelle del solaio, sono metalliche, e quindi i muri, tutte le pareti intorno, che vediamo in mattoni, per quanto possenti, sono però in realtà solo dei tamponamenti. Quasi dei paraventi. Tanto è vero che questo è dichiarato anche dai progettisti che hanno voluto ricavare negli angoli, li vediamo, sì, e alla sommità tutto intorno, delle asole vetrate, proprio come per dichiarare questo distacco, questa leggerezza di questi elementi. Di questi elementi. Dietro questa parete qua c'è la piscina coperta, che anch'essa aveva lo stesso soffitto, esatto, e invece è stato poi nel tempo cambiato. Sì, è stato cambiato una soluzione più semplice e semplificata. Benissimo. Andiamo a vedere allora la piscina. Ecco, sulle bandiere, che questa è una palestra specializzata, assolutamente. Ah, ma si vede dagli attrezzi che ci sono. Questa è dedicata alla ginnastica artistica, uno degli impianti più attrezzati d'Italia. Un'eccellenza. E fu fatto all'epoca proprio perché c'è da dire che il centro dello Sterlino, questo centro sportivo, fu realizzato dal CONI in un programma proprio di dotazione in una serie di città o di anche centri più piccoli di attrezzature per avviare allo sport i giovani, i bambini, ma anche per incentivare la pratica di una serie di attività, di discipline olimpiche. E questo proprio sulla scia delle Olimpiadi del 60. Che ebbero un grande successo. Adesso andiamo a vedere la piscina coperta 25.